Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Che ve ne pare? Se un uomo ha 100 pecore e ne smarrisce una, non lascerà forse le 99 sui monti per andare in cerca di quella perduta? Se gli riesce di trovarla, in verità vi dico, si rallegrerà per quella più che per le 99 che non si erano smarrite. Così il Padre vostro celeste non vuole che si perda neanche uno solo di questi piccoli». Nella seconda settimana di Avvento, il martedì, la Chiesa addirittura oggi è martedì 12. Siamo come memoria, quella di sempre una giornata mariana, è la memoria della Beata Vergine di Guadalupe. E quindi viviamola anche pienamente come giornata mariana. E il Vangelo che incontriamo è quello di Matteo, il capitolo 18, quando ci dice Gesù: «Che vi pare? Se un uomo ha 100 pecore e una di loro si smarrisce, non lascerà le 99 sui monti e andrà a cercare quella che si è smarrita?» Ovviamente un uomo che ha coscienza, no, ma Dio ha misericordia. E allora si preoccupa anche di quella che si è smarrita. E noi non lasceremo mai 99 per salvarne una, ma lui non lascia le 99. Ma a cuore anche quell'una che si è smarrita. E qual è allora il senso di questa parabola che ci presenta oggi il Vangelo di Matteo? È quella, proprio in verità vi dico, se riesci a trovarla. Uno dice: ma come, sei Dio, non riesci a trovarla? È proprio questo il problema, che il buon pastore ci viene costantemente a cercarci, il buon pastore costantemente ha voglia di ritrovarci e di riportarci sulla storia di salvezza, sul cammino di salvezza, su un cammino credente, ma la nostra disponibilità. E allora, se noi ci rendiamo disponibili dopo le nostre cadute a riprendere il cammino di salvezza, ma probabilmente, sicuramente attraverso la riconciliazione, il sacramento della confessione, per poi entrare in quell'altro sacramento, quello eucaristico, quello che ci dà quelle forze attraverso il pane eucaristico, quelle energie per mantenerci sul cammino di salvezza. E allora, se riesce a trovarla, se ci lasciamo trovare, si rallegrerà. Perché ci siamo veramente avvicinati anche noi a Lui, e Lui ci riconsegna al Padre, sempre come persone perdonate e persone santificate, persone che hanno sempre di fronte a loro quella bellezza della vita eterna che il Padre fin da subito ci ha consegnato il giorno del nostro battesimo. Così è la volontà del Padre vostro che è nei cieli, che neanche uno si perde di questi piccoli, si perde. Piccoli non vuol dire, piccoli vuol dire quelli che magari pensano di essere gli esclusi, gli emarginati, di non far parte più del progetto di vita, mentre il Padre non vuole perdere nessuno. Cordiali saluti.